Allora, il flash ha tre caratteristiche: evanescente, illumina e vi acceca. E ci acceca. Interessante, no? Evanescente è chiaro perché? Beh, certo. Ma siete sicuri che è chiaro perché fino in fondo? No, beh. Evanescente nel senso che non illumina tutta. No, evanescente che vuol dire che nasce e muore. Scusatemi, se il flash continuasse a rimanere acceso, sarebbe un flash? No, e non sarebbe più evanescente. Nasce e muore, quindi, te l'ho detto. Nasce e muore, quindi evanescente. Quindi, nasce e muore, ma poi vedremo che c'è un altro aspetto, perché illumina, ma illumina da evanescente. Ah, certo. Ah. Sì, ha bisogno... E noi vediamo poi, perché illumina da evanescente significa che dopo arriva l'ombra, giusto? Certo. Ah, certo. Che breve tempo. E acceca. Cosa vuol dire acceca? Acceca... È talmente forte? È talmente forte. Che mi colpisce in maniera tale che... Come che dire, mi fa vedere solo degli oggetti. Addirittura quando chiudo poi gli occhi mi porta dentro. Ritorno ancora. È impossibile guardarlo direttamente. Da una parte. Mm. Ma poi mi porto ancora dietro, una volta che è scomparso il flash, ancora l'effetto per così dire. Certo. Alcune cose di quello che tu hai visto rimangono. Provate a tradurmelo in termini concreti. Il momento in cui l'altro sfila davanti a me e nasce questo flash che mi fa vedere l'altro. Certo. Nel suo essere, come dire, piccolo, semplice, evanescente, permanente. Nel momento in cui questo diventa la luce che appare e che poi rapidamente scompare, che succede? Mi cattura. Ah certo, ti acceca. Mi acceca. Quindi sostanzialmente lascia la sua traccia, una traccia talmente forte che anche quando se ne va mi rimane ancora impressa. Ma dall'altra parte, in quel momento in cui c'è, cancella ogni altra cosa. Certo. Mi fa vivere quello, in questo senso mi acceca. Mi acceca anche dal punto di vista di ciò che prima invece dichiarava esserci. Non lo vedo più. E non lo vedo più per qualche attimo dopo in cui è scomparso. Mm. Ma contemporaneamente, che cosa mi dice? Mm. È qualcosa che irrompe sulla scena e accendi i fari e in questa maniera cancella le ombre, oppure proprio perché flash se ne va, quando se ne va le ombre ritornano. E che cosa vuol dire? Cosa vogliono dire su queste ombre? Che cos'è l'ombra? Che cos'è l'ombra? L'ombra è relativa alla luce, giusto? Sì. Non c'è, possiamo parlare di ombra senza parlare senza di luce. Luce nel momento in cui flash irrompe sulla scena con la forza del flash, quando se ne va, come saranno queste ombre? Si inverte, cioè al contrario, cioè tu vedi il nero, il grigio lo vedi sul bianco, diciamo, inverte le luci, come sì, dire? Cioè cosa vuol dire concretamente? È che ti si ribalta la scena, che allora lui ha illuminato per un momento quelle ombre, le ha fatte scomparire. Ha fatto scomparire, quindi... Le ombre sono scomparse, cioè mi si è presentato la stessa scena di prima, ma tirando via le ombre. Le ombre sono le pause? No, le ombre sono la struttura. Ah, ho capito. Ciò che oscura è la struttura della vostra mente, quella che oscura, ho capito, la radice è profonda. E quindi quando lui se ne va... Ritorna un po' la struttura. Torna l'ombra, ma dentro di me è rimasto il ricordo. Dentro di te rimane ancora il segno del lampo. Ma anche il ricordo di ciò che... Questo certamente. Ma poi cosa succede? Cosa succede? Di quelle ombre cosa succede? Beh, che vengono illuminate da un nuovo flash. Non è detto. Non sto parlando che arrivi un altro flash. Ah! Per il momento cosa succede? Tornano ad essere quelle che erano? No, secondo me sono un po', sono state un po', come dire, compromesse, un po' messe, non mi viene in questo momento il termine. Compromesse non è male, però me lo devi precisare, compromesse sì, non mi piace. Voglio però dire che sono state indebolite dalla Vediamo presenza del flash. Vediamo se sono state indebolite o sono state rafforzate in modo tale che possano indebolirsi. Ah, beh. Facciamo un'operazione di questo tipo. Se un abituato ad avere, faccio un altro esempio che è più chiaro. L'esempio del flash rischia poi di non essere tanto riconosciuto secondo la prospettiva di cui sto parlando. Supponiamo a caso, una strada era un po' buia, viene illuminata
per un periodo di tempo, poi precisamente un giorno sparisce l'illuminazione. Le ombre che carano sono più inquietanti o meno inquietanti di prima? Beh, ho ricordo meno di... meno inquietanti. Sì, ho ricordo di... aspetta, ti faccio un esempio. In quella strada io, quando, nel momento in cui c'è la luce, vedo la panchina, la fontanella, poi l'illuminazione si rompe. Io ripercorrerò quella strada non più come all'inizio, perché ricorderò comunque, ci sarà dentro di me la presenza della panchina, della fontanella. Sì, da una parte. Questo certamente, che mi stai dicendo che l'illuminazione è servita di supporto, anche sì, quando scompare, perché sì, lei diceva lascia una traccia comunque per certo, tornare ai vecchi discorsi. Ma forse quando diventa un più po', inquietante, perché non ci sono più abituati. Diventa a quel più punto inquietante, perché ti ha dato la prospettiva di cosa vuol dire una strada piena di luce. Certo. Allora, uno che, come dire, sta in una strada in ombra, pensando che ci sia la luce, per fare l'esempio vostro, no? Vivete una certa prospettiva pensando che sia vero, l'unica prospettiva. Ah, sì, è vero, quando c'è veramente quando la luce. Viene illuminata da un flash, e il flash poi scompare, queste ombre, cioè la presenza di ciò che c'era prima, ritorna, semplicemente ritorna, o è più inquietante perché poi vi si è accesa una lampadina che vi dice c'è altro e quell'altro però certo, non riuscite ad incontrarlo? Sì, certo, questo è più, sì, inquietante. Più inquietante anche secondo me. Quindi nella sfilata c'è immediatamente la pacificazione? No. Oppure al c'è, contrario, c'è sia la fascinazione che l'inquietamento. L'inquietamento, sì. E come no, e come no. E perché c'è una resistenza così forte della mente a entrare nella prospettiva della sfidata, se non perché quando uno comincia a ipotizzarla già lo sconcerta e non riesce a trovare appigli. Quando comincia a sperimentarla perché succede un piccolo flash che gli parla della piccola meraviglia di quell'essere e poi si ritrova nelle solite peste, veramente la frase più frequente che comunque pronuncia è tanto non serve a niente, sono come il solito. E quell'essere il solito però non è vero. Non è vero che è così, perché c'è un'inquietudine che si è accesa. C'è una nostalgia. Che porta un'inquietudine, certo, se ci pensi bene. Sì, porta sì, no, appunto. Soprattutto se non si riapre immediatamente un altro, esatto, flash. Quindi, quando io parlo della sfilata, parlo di qualcosa di glorioso che va avanti in poppa, col vento in poppa, o parlo di tanti scogli contro cui spesso ci si sbatte, si naufraga un po', ci si risalta sulla zatterina, mica sul barcone, e a questo punto, per magari un buon tratto di strada, io vado avanti nel buio. Certo, penso di sì. Piccolo deserto. Piccolo tunnel. Piccolo tunnel, anche piccolo deserto, dentro la sfilata. Ma se questo è vero, la forza della sfilata sta nei momenti di flash, o nei momenti in cui, avendo sperimentato un flash, cioè avendo sperimentato qualcosa di cui stiamo parlando, poi arriva la nostalgia. Questo secondo caso. Sta lì perché il motore è quello. Sta lì o sta nelle indispensabilità dei due ah, momenti? Ah sì, beh certo. Sì. Certo, perché se non ci fosse il flash non ci sarebbe. Sta nell'indispensabilità dei due momenti. E quindi guai a rappresentarsi la via della conoscenza dal punto di vista della sfilata come una via gloriosa. Tant'è vero che io dico sempre, quanto più si va dentro la via interiore, tanto più il deserto che a volte un individuo sperimenta è più pesante, non perché è più greve, ma proprio perché, come dire, vado incontro alle difese più sottili della mente. Certo. E soprattutto vado incontro a ciò che nasce come esperienza che mi spalanca un orizzonte e poi me lo richiude. Mi spalanca e me lo richiude. E altra domanda. Non è che questo spalancarmi e richiudere dell'orizzonte rivela ancora di più la mia impotenza? Eh sì. Certo. Perché quello che si è aperto lo colgo già come impossibile da collegare a me, è qualcosa che non so perché mi è giunto. Quando scompare ancora di più quel dover essere famoso, si allontana, appare nella sua inconsistenza. Attenzione a questo problema, a questa questione. Il vostro dover essere è sempre tale da poter essere rilanciato. Pensateci,
perché è una, dovrà essere, come dire, presentata da una mente, no? Io posso sempre rilanciarlo, poi ci farò più fatica alle volte, meno fatica a seconda dello scacco che ho subito, ma siccome l'autore di tutto questo, l'autrice, è una mente, cioè la vostra capacità riflessiva piegata dal dualismo, no? È chiaro che potrà essere rilanciato, magari lo rilancio in un settore diverso, ma lo rilancio. Quando arriva un flash, dal punto di vista della prospettiva di cui stiamo parlando, e improvvisamente vi sorge, perché poi certamente avete scoperto che esiste questa prospettiva, ci ponete l'attenzione, eccetera, vi sorge una piccola meraviglia per questo piccolo del piccolo, e vi sentite nascere questa dolce dolcezza, e in quel momento sapete che basta soltanto assecondare. Quando ho fatto questa esperienza, e questa esperienza si chiude rapidamente magari, e poi non arriva, quanta facilità c'è di rilanciare, dovrà essere su questo aspetto? Cioè facile. È facile? No. A rilanciare dovrà essere? Assolutamente, si sono bruciati dei ponti. Non dovrà essere, io intendo, è facile che uno abbia nostalgia di quelle... Questo sì, ma quanto voglio dire... Si è cioè, come, ha perso la forza il dover essere, ci credi meno. È talmente lontano quel qualcosa che vi è apparso, dal punto di vista del poterlo voi raggiungerlo, che un conto è che appaia la nostalgia, ma un conto è che appaia il dover essere come vostra ricerca di poterlo raggiungere. Sono i ponti bruciati, i famosi ponti. Sono i ponti bruciati, e tu sempre i ponti bruciati dicono, sono proprio bruciati. Però è vero una cosa, è vero che rispetto all'esperienza del flash, da una parte c'è la nostalgia e il desiderio che ritorni, ma sapete che è un'eccedenza che ritorna, non è il vostro dover essere. Stai perdendo la fiducia nella mente, capisci? Ti sto dicendo che è un'eccedenza che si presenta come nostalgia. Sapete che voi non lo raggiungete. Sì, certo. Perché non avete nessuno, come dire, possibilità di esplorare come è avvenuto. È avvenuto e basta, non sapete neanche perché, e perché è finito. E lo sai. Mentre negli altri, vostre esperienze del dover essere, potete dire, ma mi sono comportato così. Ecco, questa è la ragione. L'altro si è comportato qua là. Allora io non ho dato troppo... Io ho letto l'altro in una certa maniera. Potete elaborare lo scacco dal punto di vista di quello che pensate possano essere le cause, sì, che vanno portate a non raggiungere o essere coerenti, diciamo così, con la meta, giusto? Sì. In questo caso no, in questo caso c'è un'eccedenza che continua a rimanere, un'eccedenza che quando la riflesce se ne va. Certo. E quindi che succede? Si rinforza l'affidarsi, prima di tutto si indebolisce rispetto a questa dimensione il dover essere. Quindi l'implementare, si indebolisce l'implementare, cioè, si che è l'aspetto dell'azione. Affidarsi. Diciamo, per il momento, diciamo così, che si riduce il dover essere. Sapete che lì, per quanto creato un dover essere, quel dover essere è veramente povera cosa rispetto al fatto che se si ripete quel flash, rispetto al fatto che se si ripete quel flash, qualcos'altro appare a di nuovo di assolutamente insolito. Questo cosa significa? Vediamo se ci capiamo. Cos'è che prepara lo Stato? Perché noi abbiamo parlato di Stato, ma lo Stato non è che capiti così, no. C'è qualcosa che lo prepara. Flash dopo flash. Flash dopo flash. Man mano che voi vi piegate pian piano, prima conoscete che c'è questa esperienza possibile, secondo vi piegate pian piano a questa esperienza perché cominciate a porci l'occhio, cominciate a porci l'attenzione. Cos'è che piega? Flash dopo flash. Perché il flash cosa mina fondamentalmente? Mina il principio fondamentale, o il meccanismo meglio fondamentale, che governa la vostra emozione, la vostra capacità autoriflessiva, cioè il vostro pensiero e la vostra azione in base ai vecchi presupposti che abbiamo descritto questa mattina. Certo. Quindi li mina a poco, poi c'è in chi li minerà molto rapidamente, altri meno rapidamente, non ha importanza, ma li mina perché... Quando appare il flash e io mi ritrovo in uno stato particolare, no? Quando se ne va, non soltanto c'è la nostalgia, ma c'è la consapevolezza dopo un po' dell'irraggiungibilità da parte mia di ciò che ho sperimentato nel flash. E che solo l'apparire di un altro flash me lo può far sperimentare. Ma questo significa che questo mina la base fondamentale attraverso cui voi continuate a costituirvi come essere protagonisti di qualcosa che vi ingabbia sempre. È chiaro? Certo. Quindi, che cos'è che prepara lo Stato? Il minare quel meccanismo fondamentale di cui abbiamo parlato questa mattina, che se ci pensate bene,
lega pensiero, emozione e azione in un tutt'uno governato dal dover essere mio, degli altri e da questa immagine della vostra relazione con la vita e con l'altro da voi. Ma se questo è vero, allora la sfilata è soltanto un modo per dirvi c'è un'altra maniera di esistere, dove la forza che si impone è sempre meno legata sostanzialmente alla vostra capacità di ricreare una situazione, è sempre meno legata alla situazione di dover essere ed è sempre meno legata a qualcosa che dipende da voi, sempre meno legata, sempre più disancorata da tutto questo, sempre più disancorata, naturalmente quando ripropone flash. Ma questo significa che lo stato viene preparato da qualcosa che non siete voi, nuovamente. Infatti, è quello che volevo dire. Viene preparato da qualcosa che non siete voi, che non è uno stato, perché inizialmente non è lo stato è una permanenza in, no? Ancora siete molto eccitabili, molto eccitati, molti presi dalla vostra visione dell'altro da voi, della vita, di voi nella vita. Ma c'è già qualcosa che funziona, c'è già qualcosa che entra in azione, e entra in azione esattamente disobbedendo alle regole della mente. Pensateci, disobbedendo completamente alle regole della mente. Poi certamente, una volta che se n'è andato, la mente rientra in campo. Non dico tenta di rimpossessarsi, perché dopo i primi tentativi capisce che si tratta, siamo su un altro territorio, per così dire. È sempre più sfiduciata. Poi l'individuo comincia a essere più sfiduciato nella misura in cui questa prospettiva comincia a risucchiarlo e lui si lascia risucchiare, perché non è detto che l'individuo poi si lascia risucchiare. Ma l'interessante è che lo stato è preparato esattamente proprio da quel qualcosa che lo costituisce. Da lui stesso. Cioè da se stesso, cioè è la stessa forza che poi mantiene lo stato, che crea lo stato. E certo. E che è proprio questa eccedenza radicale rispetto alla mente. E questa eccedenza radicale. Ed è questa eccedenza radicale che crea contemporaneamente la luce e dall'altra parte il disagio dell'ombra. È chiaro? Crea contemporaneamente il fascino del flash che arriva, ma crea contemporaneamente l'inquietudine dell'ombra che poi si ripresenta. Sapendo che io non riesco a accendere una lampadina per cui simulo l'ombra che è arrivata attraverso il flash. Certo. Anzi, quando tento di farlo, mi appare in tutta la sua piccola miseria. Quindi, quando io parlo di sfilata, posso parlare in maniera semplice, come quella di cui, con cui ne ho parlato fino adesso, in una maniera un po' più sofisticata, nella quale io dichiaro che lo sfilante è semplicemente l'occasione attraverso cui si svela qualcosa che va ben al di là del fatto che io vengo incantato per un attimo dallo sfilante, ma è quel qualcosa che sta sempre dietro l'angolo e che è pronto ad accendere la sua luce, a togliere la sua luce, per far sì che ciò che costituisce il meccanismo centrale attraverso cui vivete cominci un po' a inclinarsi. Certo. È chiaro? Certo. Naturalmente più si inclina, più cosa succede? Che io mi metto, diceva prima lei, e sono d'accordo, in un atteggiamento più critico verso la mente e più affidantemi a qualcos'altro. In quello stesso momento rendo più facilmente possibile il riemergere di quel flash, prima che si trasformi in uno stato, ovviamente. E quindi soprattutto di mettermi nella posizione di osservare la sfilata, sapendo che l'osservare la sfilata è semplicemente qualcosa che mette in atto un suo movimento più profondo, che è fatto dell'apparire del flash, spegnerci del flash, che da una parte va facile, dall'altra parte indebolisce quel meccanismo che mi fa sempre tenere, restare legato al secondo quadrante famoso. Certo. Secondo quadrante. È chiaro fino a qua? Eh sì. Altro piccolo passo? Disponibili? Sì. Oppure sì, chiudiamo? Sì. Che ore sono? Sì. Dovete andare? Allora, solo un piccolo, una piccola affermazione. Accenno. Che ci prepara per la volta prossima. Se io comincio a guardare allora ciò che mi sfila davanti in modo più sostanziale, devo cominciare a introdurre un altro concetto, che è questo. Chi
chi è colui che sfida, diciamo, prima il flash? Io dico la forza della vita che si presenta nel flash e che è continuamente creatrice e distruttrice. Altrimenti non appare uno stato. Non appare uno stato. Anzi, oso dire che nel suo creare distrugge, nel suo distruggere crea. E che sempre più vi toglie di mezzo proprio perché vi fa sperimentare la distanza fra quello che create voi e quello che crea la vita. Certo. O meglio, per dirlo in maniera più corretta, fra quello che create voi e quello che la vita può svelare nel momento in cui si impone. Certo. È necessaria la luce e l'ombra. È necessaria la luce e l'ombra. Sì. E questo è, in questo modo chiudiamo questo incontro e diamo la stura al prossimo. Sembra quasi un gruppo di approfondimento come argomenti, bellissimo, vero? Sembra quasi un approfondimento. È un approfondimento. Io vi ho detto che avrei parlato della sfilata. Cavoli, è bellissimo. In modo sostanzialmente diverso, che tiene conto ovviamente delle solite affermazioni che voi avete già sentito, letto, ma che ve lo declina in un altro modo. Basta così. Grazie.